Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Never Ending Movie, la rubrica di Lega Nerd che vi presenta le ultime uscite in home video. Oggi vi parliamo di Ghost in the Shell, con, signore e signori, 6 versioni diverse di supporti home video. Oltre alla solita versione classica in DVD, questa volta, come dicevo prima, abbiamo 5 versioni diverse di Blu-ray. Allora, andiamo per ordine. La prima classica, per cui con i soliti contenuti speciali, 50 minuti di contenuti speciali. Abbiamo la versione con 2 Blu-ray, il classico Blu-ray e in 3D, la versione 3D senza contenuti speciali. Ne abbiamo un'altra versione sempre Blu-ray a doppio disco, ma il secondo disco è dedicato agli inserti speciali, per cui abbiamo 90 minuti di inserti speciali e, ascoltate bene, 5 cartoline limitate che potete trovare solo in questa versione, la classica versione Ultra HD in 4K e la versione Steelbook, che però la versione Steelbook è la versione classica del Blu-ray, per cui 50 minuti di contenuti speciali. Allora, gli inserti speciali che troverete in alcune di queste 5 versioni sono di base 3: l'umanità programmata, ovvero il classico making of del film in questione, in questo caso Ghost in the Shell, sezione 9 difensori dei cyber, l'uomo e macchina, la filosofia fantasma. E questi due sono i 3 inserti che potete trovare nello steelbook, nell'edizione classica, nel 4K Ultra HD e in parte nella versione da doppio Blu-ray, diciamo. Nella versione in 3D non ci sono inserti speciali. Andiamo a vedere gli extra nella versione con 90 minuti, le 5 cartoline speciali e il doppio Blu-ray, appunto, con gli inserti speciali. Nel secondo disco dell'edizione da 90 minuti di extra troviamo le Geishe, bellissime macchine della morte, domande e risposte con Rupert Sanders, che è il regista di questo film, e tanto altro ancora. Avete visto tutto? Avete capito esattamente quale versione dovete acquistare? Perfetto, non vi rimane altro che andare nel punto Media World più vicino a voi e decidere, comprarlo e portarvelo a casa. Anche per questa volta è finito questa puntata di Never Ending Movie, ci vediamo alla prossima, grazie mille, sempre qui su Lega Nerd, un saluto a tutti quanti da Robirani.